Allora, eccoci qui. Oggi iniziamo quella che io chiamo la settimana posturale, ovvero una serie di allenamenti che ho progettato, diciamo, per migliorare la postura sotto vari aspetti. Oggi, ad esempio, la postura, dove per postura intendo in senso generale, in senso disturbi muscoloscheletrici, diciamo, tutto quello che ha a che vedere con il benessere di muscoli e ossa. Oggi ci dedichiamo in particolar modo al benessere delle ginocchia, quindi un tipo di allenamento interessante per tutte quelle persone che o hanno problemi alle ginocchia o hanno avuto problemi alle ginocchia oppure vogliono fare prevenzione alle loro articolazioni del ginocchio. Ovviamente quando si va a diciamo, mirare l'allenamento delle ginocchia non è che si mira soltanto sulle ginocchia, è un po' tutto l'arto inferiore che ne trae beneficio e oggi vedremo una serie di esercizi di allungamento e rinforzo graduali proprio per potenziare anche le articolazioni, naturalmente. Ne approfitto la piccola parentesi pubblicitaria. Ho voluto fare questa settimana di allenamenti dedicati ai problemi muscoloscheletrici perché in questa settimana e questa settimana soltanto sarà disponibile il mio nuovo videocorso che si chiama La postura non basta, che è una serie di indicazioni, programmi di allenamento e strategie di vario genere, che è fondamentalmente, diciamo, l'unione di tutto il riassunto operativo, come lo chiamo io, di tutto quanto ho proposto online in questi anni. Quindi chi è interessato può andarselo a guardare, chi è iscritto e così via mail l'ha già ricevuto, altrimenti link allegato al video. E questo per questa settimana, chi vuole approfondire questi allenamenti lo può fare. Ok, quindi iniziamo per migliorare le articolazioni, l'articolazione del ginocchio in questo caso, che cosa ho bisogno? Beh, ho bisogno sicuramente che i muscoli che lavorano sulla mia articolazione del ginocchio stiano meglio. E quindi che cosa significa stiano meglio? Significa che voglio che i miei muscoli siano meno contratti e più efficienti, più forti, più tolleranti al carico. Iniziamo con il meno contratti. Allora, io in questo momento ho in mano un elastico, in questo momento sono tornato nella mia palestra chiusa, come attività di fisioterapia, qualcosa stiamo facendo, quindi ho a disposizione un po' di strumenti, ma va bene un asciugamano, qualsiasi cosa, non c'è problema. La prima cosa che voglio fare è allungare il polpaccio, il muscolo del polpaccio, e lo faccio in questo modo, senza dargli un eccessivo carico. Raddrizzo la schiena, faccio portare porto il mio asciugamano dietro al piede e tiro verso di me. Io in mano un elastico, che è la cosa tra l'altro meno adatta, perché vorrei qualcosa che non si deforma, ma un elastico talmente duro che va più che bene. Quindi tiro verso di me, schiena diritta, creo una tensione moderata sul polpaccio e vado a mantenere. Andremo a mantenere circa 30 secondi da una parte e 30 secondi dall'altra. Per comodità posso anche fare tutte e due insieme. Se ho problemi però in particolare a un ginocchio, preferisco fare una alla volta, se ho tempo naturalmente, per non disperdere la tensione, per essere un pochettino più mirato. Raddrizzo, tiro verso di me, 30 secondi. Respiro lentamente, non vado a forzare il quadricipite. Alla fine, per quanto riguarda le problematiche muscoloscheletriche oppure comunque la postura in generale, andiamo con tutti e due. Il principio cardine è sempre più o meno quello, cioè qualsiasi sia il mio obiettivo, qualsiasi sia il problema che sto cercando di risolvere, io ho bisogno comunque che i miei muscoli siano meno contratti, inutilmente, diciamo inutilmente contratti possibile, e siano il più efficienti possibile. Ok, rilasso un attimo. Quindi in questo caso sto cercando di migliorare le mie ginocchia. Che problema hanno le mie ginocchia? Non importa, perché alla fine qualunque tipo di problema io abbia, ho bisogno che i miei muscoli siano meno contratti e i miei muscoli siano più efficienti. In questo allenamento, intanto raddrizzo, in questo allenamento andremo a vedere una serie di esercizi in progressione, nel senso che i primi esercizi, come questo, sono a basso, per non dire bassissimo, carico sul ginocchio.
e poi di mano in mano andiamo un pochino ad aumentarlo. Ovviamente a un certo punto qualcuno potrebbe ritenere che quello è troppo per il suo ginocchio e quindi si deve fermare. Però il principio, ok, insomma, il principio di un allenamento articolare è proprio quello, cioè do una piccola quantità di carico, ma gliela do quella che la mia articolazione riesce a sopportare. Ok, adesso passiamo ad un rinforzo, quindi dei muscoli del polpaccio. A questo punto, se ho un elastico, posso fare la stessa cosa, posto è molto resistente, quindi sta facendo una resistenza esagerata. Però si può fare. Posso fare questo movimento con la resistenza dell'elastico. E se non ho un elastico, posso andare semplicemente, magari appoggiato ad un muro, sulla punta del piede. Sulla punta del piede, naturalmente, ho più carico, è evidente, c'è più carico perché ovviamente c'è il peso del mio corpo. Posso andare sulla punta del piede, oppure. Se voglio fare una via di mezzo tra l'elastico, perché non ce l'ho, diciamo, e in piedi, perché è un pochino troppo, posso andare sulla punta di tutti e due i piedi. In questo modo ho lavorato su entrambi i polpacci. Qui a me piace andare fino a quando non ho raggiunto la stanchezza del muscolo, ma nel polpaccio la super raccomandazione, super, è di fermarsi ai primi segni di stanchezza del muscolo, perché il polpaccio è un muscolo che quando si stanca il giorno dopo tende a fare malissimo, soprattutto le prime volte. Quindi andiamo e appena sentiamo i muscoli stanchi, stoppiamo. Uno o tutte e due alla volta, io adesso faccio tutte e due alla volta, non ho un muro davanti per problemi di equilibrio, mi viene sicuramente meglio fare tutte e due alla volta. Qui, essendo un muscolo che può, diciamo, sopportare un buon numero di ripetizioni, non vado a contarle, non vado a darmi un numero, ma vado a stoppare quando sento che i muscoli sono ragionevolmente stanchi. Ma i primi segni di stanchezza, come per me in questo momento, stoppo e sciolgo, perché non voglio assolutamente stancare troppo, soprattutto la prima volta. Se volessi dare un po' più di carico, invece, non un po' meno carico, ma un po' più di carico, potrei fare questo esercizio su uno scalino. Quindi quando scendo il tallone va sotto lo scalino e questo mi fa fare una corsa un po' più lunga e quindi più carico di lavoro. Ok? Andiamo nuovamente. Adesso io non ho voluto inventarmi improbabili cose con lo step senza un muro davanti, evitare cadute o cose di questo genere. Inizia a stancarsi il polpaccio, sì, se no, stop il video fino a che non ti sia stancato il polpaccio, vai avanti e ripresiamo un attimo. Andremo a fare un'altra serie e poi, molto semplicemente, andiamo sui prossimi muscoli. Noi fondamentalmente ci interessa lavorare sui muscoli del polpaccio, sui muscoli posteriori della coscia e sui muscoli anteriori della coscia. E ciascuno di essi cerchiamo di renderlo un po' meno contratto, se lo è eccessivamente, ma lo vediamo, e un po' più efficiente, molto molto semplice. Io sono un grandissimo fan degli approcci semplici alle problematiche, perché con gli approcci semplici è facile portarli avanti, sono efficaci per la stragrande maggioranza delle persone. E se sono facili da portare avanti, le persone lo portano avanti facilmente e alla fine della fiera io ho visto che le cose che funzionano davvero sono quelle che si fanno, non sono quelle super, iper, stop, non sono quelle super, iper, mega specifiche, ma sono quelle che si fanno. Quindi se le indicazioni sono semplici da seguire, noi riusciamo a farle e la ripetizione nel tempo è quella che fa davvero, davvero la differenza. Ok, quindi chiudiamo il nostro capitolo del polpaccio e iniziamo il nostro capitolo dei muscoli anteriori della coscia. Prima cerco di distenderlo un pochino, in caso magari fosse un pochino contratto, posso dargli una mano in questo modo. Il modo più semplice con cui posso dargli una mano è: mi sdraio sul fianco, afferro la caviglia, lascio tornare il ginocchio verso quello che è rimasto in basso e tiro indietro. In questo modo ho generato una tensione in questo punto, cioè che sulla faccia anteriore della coscia, non deve essere una tensione eccessiva,
e me la vado a mantenere per una trentina di secondi. Il bello anche di fare esercizi semplici, quando si hanno problematiche muscoloscheletriche, facili da fare, è che comunque non rischio di sbagliare. Mettiamo che io sia una persona che non ha particolarmente bisogno di stretching perché è già una persona mobile, se faccio un semplice allungamento non succede assolutamente nulla. Quindi tenendoci semplici sugli esercizi abbiamo veramente tanti tanti vantaggi. Ok, d'altra parte. A proposito di stretching e allungamento, vedo che ho visto che la routine di relax che ho proposto ieri, nella quale facevo esercizi di allungamento, tra cui anche questo, e nel frattempo parlavo di un aspetto che secondo me è interessante per chi vuole migliorarsi non solo dal punto di vista fisico, che è quello del cervello rettile, ha riscosso molto successo, quindi sicuramente è un qualche cosa che andrò a implementare come appuntamento fisso. Dopo il cervello rettile voglio sicuramente parlare del cervello tribale, che è altrettanto interessante se non di più, perché è una evoluzione successiva, e credo che andrò a pubblicare questi video nel fine settimana, sabato o domenica. Ok, facciamo un cambio. Dunque, dal mio punto di vista, prima dell'emergenza coronavirus, prima della quarantena, il canale YouTube e i video YouTube erano qualcosa che dovevano essere sempre comunque evergreen, non ci doveva mai essere riferimento temporale, perché chi lo avesse guardato poi l'anno dopo, due anni dopo, insomma non doveva vedere riferimenti temporali che non c'entravano nulla. Adesso è un po' tutto cambiato, sia per me sia per tantissime altre persone che fanno video, che ne hanno fatti tanti parlando di attualità. Ovviamente è cambiato un po' tutto, i riferimenti temporali ci rifacciamo e anzi diventano importanti. È diventato strano magari in questo periodo andarsi a vedere un video dove magari ti danno consigli, ma non c'è nessun minimo accenno alla situazione generale mondiale. La cosa ci ha preso talmente tanto che a me personalmente, quando vedo una scena, anche una scena di un film, dove magari c'è una discoteca affollata, un ristorante affollato, mi fa strano vederla. No, ma cosa fate? Allontanatevi! Chissà per quanto sarà ancora così, non c'è dato saperlo. Come ho detto sempre, io faccio quello che mi dicono di fare, faccio del mio meglio. Ok, quindi adesso abbiamo disteso i muscoli anteriori della coscia, fondamentalmente il quadricipite. Adesso cerchiamo di dargli una svegliata. Come facciamo a dargli una svegliata? Beh, inizio a dargli una svegliata in scarico, perché in scarico è un esercizio che non dà fastidio a nessuno, non essendoci appoggio, tutti sono in grado di farlo, anche chi ha le ginocchia in pessime condizioni. Quindi mi metto in questa posizione, piede a martello e sollevo in alto. Questo è un esercizio che rischia di essere molto molto leggero, quindi chi sente l'esercizio molto leggero, quindi riesco ad arrivare a 20 volte, circa 20 di volte mi do come standard, senza problemi, ma proprio senza completamente problemi, veramente leggero, può utilizzare una cavigliera, mezzo chilo, un chilo, chilo e mezzo, 2 kg, di solito la maggior parte delle persone più che sufficiente. Vado giù, sfioro, vado su fino più o meno all'altezza dell'altro ginocchio, e quando ho raggiunto la mia ventina vado a cambiare gamba. Che è un approccio veramente molto molto semplice,
veramente molto molto lineare. Lavoriamo un po' su tutti i muscoli e ciascuno di essi cerchiamo di distenderlo un po', che tanto male non ci fa, e di svegliarlo nel modo più opportuno e graduale possibile. Su questo è un modo molto molto semplice. Ok, questo è un modo molto molto semplice. I prossimi esercizi che vedremo hanno un pochino più di carico, perché come dicevo il principio è quello di: ok, questo è un esercizio che non mi dà davvero nessun problema perché non c'è carico, quindi per il mio ginocchio non è pesante e quindi divento forte in questo esercizio. Ma se riesco, voglio diventare forte anche in un esercizio, lo vedremo tra poco, dove ci sia un po' di carico, magari non tutto, ma un po' di carico. E se divento forte in un esercizio dove c'è un po' di carico, le mie muscoli imparano a gestire meglio questo carico. E quindi la mia articolazione ne trae beneficio. E poi di mano in mano cerco di migliorare quegli esercizi che mi richiedono sempre più carico. In pratica cerco di abituare i miei muscoli a cambio, e quindi anche la mia articolazione, a tollerare in modo molto molto graduale una maggiore quantità di carico. E devo essere tanto più graduale, tanto più ritengo che la mia articolazione sia nei guai. Ripeto, questo non è un tipo di allenamento che è mirato soltanto alle ginocchia, ovviamente è un ricondizionamento generale dell'arco inferiore, però con un occhio di riguardo sicuramente l'articolazione del ginocchio, l'occhio di riguardo all'articolazione del ginocchio è legato al fatto che andiamo ad attuare una progressione che è particolarmente rispettosa dell'articolazione del ginocchio. Il mio standard è un 3-4 serie da un 15-20 volte per lato, più che bene. Ovviamente devo sentire il lavoro sulla parte anteriore della coscia. Qui per esempio avrei messo, mezzo chilo, un chilo. Ma anche così faccio un lavoro di durata e è decisamente interessante. Passiamo temporaneamente ai muscoli posteriori della coscia. Il ritmo non è troppo lento, perché se devo fare non è troppo veloce, ma ok, ma neanche troppo lento, perché altrimenti diventa davvero lungo, però anche noioso. È importante sempre che gli esercizi non siano eccessivamente noiosi, perché non vanno mai visti come una medicina gli esercizi, non deve essere qualcosa che ingoio, tappo il naso e ingoio, perché altrimenti difficilmente li porteremo avanti. E come dicevo prima, quello che funziona è quello che porto avanti. Allora, passiamo ai muscoli posteriori. A questo punto lo scopo di questo esercizio è quello di alleggerire e decontrarre i muscoli posteriori della coscia. Stavolta ho in mano, qua come prima, l'asciugamano, quello che è, non deve essere una resistenza elastica. Lo faccio passare sotto il piede, gamba diritta, l'altra gamba diritta, piede non eccessivamente a martello, e tiro verso di me, fino a che non tira, la parte posteriore della coscia. La tensione che sento deve essere modesta e l'altra gamba non voglio che vada troppo lì fuori. Lentamente, non troppa tensione, mi raccomando. E dopo questo esercizio passeremo ad un altro esercizio di rinforzo, dove però andremo a dare un pochino più di carico.
sbaglio. Dritta, tiro verso di me, non eccessivamente. Quando sento che c'è la tensione posteriore, mi tengo lì. Ok, dall'altra parte. Un paio di giri ferrato, posso anche farne qualcuno di più. Quando vado, diciamo, a allungare muscoli che sono molto contratti, io voglio anche essere sicuro di non esagerare con lo stretching, anche se è una tecnica molto dolce, però voglio essere sicuro di non esagerare. Quindi soprattutto chi sa di avere muscoli molto contratti, quindi suo, non fa spesso stretching, meglio andarci piano anche con quello. Ok, adesso come esercizio di rinforzo a carico intermedio, cosa vado a fare? Vado a fare il ponte a una gamba. Perché? Perché con il ponte a una gamba io ho carico, perché il piede appoggia, ma non ce l'ho tutto naturalmente, perché per buona parte sono appoggiato a terra, ok? Quindi questo mi dà la possibilità di abituare i miei muscoli, le mie articolazioni al carico in modo graduale. Quindi a cavallo le gambe, cercherò la mia posizione con il piede, quella per evitare il crampo. Di solito se la gamba è troppo avanti vado su e immediatamente crampo, quindi se il, diciamo, il tallone deve stare più vicino possibile al sedere, vado su e tengo la posizione più che riesco, diciamo una trentina di secondi. Visto che sto cercando un ricondizionamento anche articolare, mi viene comodo utilizzare l'isometria, quindi mantengo la posizione, perché mi dà la possibilità proprio di stabilizzare l'articolazione, meglio di insegnare ai muscoli di stabilizzare l'articolazione. Mantengo, e andiamo a fare un cambio. Cavallo, spingo su, 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 la spinta parte dal tallone e mantengo, sempre cercando di spingere più in alto possibile. Se lo ritengo troppo facile, tenerò una trentina di secondi, posso anche allungare l'altra gamba, ma se spingo bene su in alto per tutti i miei 30 secondi, continuo a spingere bene su in alto, difficile ritenerlo eccessivamente facile. Ok, sciolgo un pochino, a cavallo la gamba, la spinta parte dal tallone, spingo su, spingo su, spingo su, spingo su, e mantengo. Qua 30 secondi. Ed è un modo appunto per fare esercizi. L'esercizio su una gamba sola, ma ovviamente carico graduale. Ok, cambio. Su, 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 su. Raggiungo la posizione più alta che riesco a tenere e tengo. Il lavoro lo sentirò prevalentemente nella parte posteriore della coscia, è assolutamente giusto che sia così. Chi ha un po' di noia al ginocchio però potrebbe sentire qualche, diciamo, lavoro, qualche fastidio anche articolare. Quando lavoriamo con delle articolazioni problematiche non ci spaventiamo se ci sono dei minimi fastidi, però vogliamo che siano veramente minimi, ok? Veramente minimi, e che non ci sia assolutamente nessun vero e proprio dolore. Ok, andiamo sull'altra parte.
un'altra cosa importante in chi ha problematiche articolari, sperimentare e quindi fare gli esercizi per la prima volta ad un'intensità molto molto bassa, tenersi molto molto soft, vedere se nel giorno successivo non dice nulla all'articolazione, allora poi solo in quel caso provare a spingere un po' di più, dare un po' più di intensità. E facciamo un cambio. Spingo su. Mantengo. E stop. Ok, quindi abbiamo dato alla nostra articolazione prima carico zero con il sollevamento gamba dritta, poi un carico un po' a metà con l'appoggio sul ponte. Adesso proviamo a dare un carico intero ma distribuito. Ovviamente non ci deve essere dolore al ginocchio mentre faccio l'esercizio, se ci fosse rimarrai negli esercizi precedenti, fermi qua, rimani negli esercizi precedenti. Se non c'è particolare dolore, una cosa che posso iniziare a fare, una delle tante, è sicuramente lo squat isometrico anche qua, perché mi permette di gestire meglio il movimento. Quindi, chi non ha confidenza con lo squat, troppo grazie, può simulare o tenersi dietro uno sgabello o una sedia, e l'idea è: vado indietro con il sedere, non vado avanti e indietro con le ginocchia, non all'esterno e all'interno, mi siedo e mantengo la posizione. Ora, mantenere la posizione tenendosi alti è relativamente facile, più mi abbasso più diventa difficile, più diventa anche gravoso per le ginocchia. Io devo tenermi in una posizione che riesco a gestire bene per una trentina di secondi, senza fastidiare le ginocchia, senza dover piegare la schiena. E quindi vado, decido qual è la mia posizione, mi siedo sulla mia sedia immaginaria, decido qual è la mia posizione e mantengo 30 secondi. Schiena bene diritta, mi piego in questo modo, schiena più diritta possibile e torno su e sciolgo. Ok, quindi insegno ai miei muscoli a gestire la mia articolazione, ma facendo una posizione isometrica, quindi mantenendo la posizione, io sono sicuro di essere in una posizione che riesco a gestire bene. E se facessi un avanti e indietro, rischierei di dare molta forza alle mie articolazioni. Invece voglio imparare a controllare tutti i gradi di movimento. Meno dinamico, ok? Quindi adesso non stiamo parlando di dinamicità e di divertimento, stiamo parlando di allenare le nostre ginocchia, i nostri muscoli, a controllare bene le nostre ginocchia. Ok, quindi andiamo, bello fisso, e tengo la posizione. Scelgo qual è la mia altezza e tengo la posizione. Il grandissimo vantaggio dell'essere in un ambiente chiuso è quello che gli allergici come me, a fare i video come quello di ieri, in mezzo ai campi, insomma, ok, stop. Poi me la gestisco bene perché al mattino soffro meno, prendo l'antistaminico, metto le gocce, una cosa e l'altra, però insomma non è proprio il contesto ideale. Molto bello, bucolico, però gli allergici, insomma, non è il lato bello della primavera, spesso non se lo godono. Ok, dritto con la schiena, fletto fino a quando sono sicuro di riuscire a controllare il movimento e mantengo. Thank you.
Ok, bene, quindi abbiamo dato alle nostre ginocchia carico zero, carico parziale, carico totale ma distribuito. L'ultima parte che ci manca è carico totale controllato. Quindi andremo a fare un affondo, che è un esercizio su una gamba sola, ma anche qua andrò a mantenere la posizione. Ora, qui che cosa voglio fare? Di solito si dice non andare in avanti con il ginocchio, non oltrepassare la punta del piede, perché altrimenti dai troppa forza di taglio al ginocchio. Questo sotto certi aspetti è sicuramente vero, anche se si è visto che insomma se anche il ginocchio va più avanti non succede nulla. Però in questo caso che cosa posso voler fare? Voglio intenzionalmente creare una leggerissima forza di taglio per abituare l'articolazione a resisterci meglio. Ovviamente se il ginocchio me lo permette, questo lo diamo per scontato. Quindi cosa potrei voler fare? Potrei voler fare il mio fondo e potrei volermi spingere leggermente in avanti in modo da sentire un leggero lavoro anche articolare, che però deve essere, te lo ripeto, molto leggero. E mi mantengo la posizione con la schiena dritta. Siamo su una gamba sola, quindi teniamo un po' meno, teniamo una ventina di secondi. E cambio, e sciolgo. Ok, quindi il discorso di portare leggermente in avanti il ginocchio è intenzionale, però deve essere veramente lieve e devo proprio sperimentare appena un po' di forza e sento che lavora. Qui sento che lavora maggiormente il muscolo, se porto molto in avanti sento molta pressione articolare, non la voglio. Ovviamente voglio un po' di lavoro articolare in più rispetto ad essere perfettamente dritti. Mi butto leggermente in avanti e mantengo. Chiaramente a questo passaggio può anche essere che uno in questo momento non riesca ad arrivarci, deve lavorare un po' di più sui passaggi precedenti, fino a poco che i passaggi precedenti gli risultano semplici, sono ben acquisiti. Questo qua è un passaggio sicuramente abbastanza avanzato. Bene, allora quindi piego, affondo e butto leggermente in avanti e mantengo. Ok, qui lavoriamo sul principio che un movimento che ci sovraccaricherebbe l'articolazione, se preso a basso, se non bassissimo dosaggio, aiuta a rinforzare l'articolazione. Le articolazioni sono sistemi completamente adattabili, ci sono discipline sportive per le quali le articolazioni per definizione stanno in posizione che è tutt'altro che fisiologica, eppure sono in grado di adattarsi. Giro, piego, sposto leggermente avanti e mantengo. Io ad esempio sono un grande appassionato di verticale, da chi mi segue ha un po' visto qualche tentativo lì. Ecco, nella verticale il polso è tutt'altro che in posizione neutra e anche su tutto il peso del corpo, quindi tutto ciò che si può allontanare dalla normalità, dalla neutralità è proprio quello. Eppure se la cosa viene fatta con gradualità, il polso si adatta perfettamente e non si va incontro a nessun infortunio, se il mio carico di allenamento è stato gestito bene. Io a 35, quando ho iniziato a allenare verticale a 35 anni, non ci potevi pensarci anche prima, ok? Prima di riuscire a sviluppare un buon movimento, ah ok, stop,
ci ho messo 2 anni e mezzo, e quindi le tempistiche sono sicuramente importanti. Ok, quindi direi che per l'allenamento di oggi possiamo considerarlo concluso. Quindi lo scopo in questo caso, l'abbiamo detto, era un ricondizionamento di tipo articolare, ma ovviamente per farlo abbiamo lavorato sui muscoli. Noi ci vediamo con il prossimo allenamento domani. Ricordo ancora una volta, la piccola parentesi pubblicitaria, questa settimana è disponibile il mio videocorso La postura non basta, è uscito questo mio ultimo prodotto, chi vuole darci un'occhiata trova il link nella descrizione del video. Per qualsiasi cosa io rimango a disposizione dall'area contatti, dalla pagina contatti del mio sito l'altrariabilitazione.it. Ciao a tutti, ci vediamo domani e grazie dell'attenzione naturalmente.